Buongiorno amici, come state? Spero tutto bene. Qui ci sono 28 gradi, si muore di caldo. E stamattina l'ho presa con molta calma perché in realtà non ho grandi cose da fare. Mi sono ieri sera intrecciati i capelli, questi sono già senza elastico qua, ancora c'è perché non sono usciti benissimo, quindi li ho dovuti ribagnare, rintrecciare e mettere l'elastico. Questo perché ho scoperto un modo. Allora, io facevo le twist braids che mi sono benissimo, che sono queste qua, però adesso sono fatte male, le ho fatte ieri sera, ci ho dormito sopra. Però quando poi le sciolgo mi vengono dei ricci morbidissimi, stupendi, che mi stanno proprio bene. E quindi qualche volta li faccio, come ieri sera appunto. Questo è il primo lavaggio con i capelli rossi e per ora sembra non abbiano nemmeno scaricato. Oggi what a teeny day, non ho nulla di programmato. Ieri è stata domenica però e mamma ha fatto le lasagne vegetariane, io non le ho mai provate e ieri sono stata fuori, quindi mi sa che le provo oggi. Adesso mi vado a fare il mio lattino oggi con latte di mandorla, perché l'ha fatto mamma, quindi è molto molto buono, mi piace tanto. Però lo mischio al latte normale, faccio tipo metà di mandorla, metà vaccino, quindi andiamo. Ovviamente faccio un cappuccino, mai solo latte, quindi ci aggiungo orzo, come sempre, orzo caffè in polvere, il caffè fatto stamattina da mamma, latte di mandorla e latte appunto vaccino. Il mio lattino è pronto e vado a fare colazione. Colazione finita, ho lavorato un po' al PC e adesso passo a sistemare tutte le cosine nuove per fare l'ordine di Vinted, cioè non l'ordine, per caricare i nuovi capi su Vinted. Quindi adesso li metto qui, li metto tutti in ordine sul divano in modo tale da provarmeli, fare le foto e caricarli su Vinted. Se foste interessati a scoprire che cosa carico sul mio profilo Vinted, quindi tutti i vestiti che non uso, che non ho mai usato o che comunque ho usato poche volte e poi per un motivo o per un altro non metto più, vi lascio il link ovviamente in descrizione. Non è una collaborazione, assolutamente no. Ok, quindi sono questa felpa, questa camicetta, questo vestitino, quest'altro vestitino di cui io sono innamorata ma purtroppo non mi va, quest'altro vestitino di cui sono ulteriormente innamorata perché è super hippie, meraviglioso, pieno di veli, ma non mi va nemmeno questo, mi vanno larghi, sempre di collaborazioni questi due. Poi questa maglietta bellissima, qui è retata. E qui invece diciamo è normale, un tessuto di una t-shirt normalissima. E poi questi tre jeans, questa zampa larga, questo regular waist, si dice così, non lo so, e questo invece skinny, quindi super aderente, di cui questo non mi va perché mi va stretto, questo qui non mi va perché ho sbagliato taglia quando l'ho comprato e questo qui ho sbagliato taglia quando l'ho comprato e mi va largo. Invece questo vestitino lo vendo perché è troppo semplice, non lo uso. E questa camicetta non l'ho mai usata in vita mia, è di Zara e mi sta letteralmente malissimo. L'ho comprata perché un mio compagno mi ha convinto ad una gita, ma mi sta letteralmente malissimo, è proprio una cosa che non mi sta bene, boh, non so perché. Sono le 11 ed è arrivato il momento di dare un'assaggiatina a queste lasagnette, che in realtà, come vi ho già detto, sono vegetariane e non le ho mai provate, sono solo le 11, quindi voglio solo un bocconcino, un pezzettino, giusto per smorzare la fame. Che io sappia dovrebbe esserci zucchina, forse melanzana, spinaci, forse peperone rosso, non lo so, in realtà vabbè, le proviamo. Allora, sono molto buone, non sanno di verdure, quindi secondo me è tipo un'ottima alternativa per, che ne so, quelle mamme disperate perché i figli non vogliono mangiare le verdure.
sono proprio un'ottima alternativa, veramente un'insalata di verdure, se non fosse che c'è il peperone, che un attimo si sente troppo, e a me non piace il sapore del peperone, quello proprio grande, no? Da fare arrostito, tipo, ecco, quindi a una persona che non piace il peperone, ecco, è l'unica cosa che praticamente si sente, però ottime perché non sanno assolutamente di verdure, anzi, sembra una crema, non lo so, di ricotta e forse spinaci, ma saporitissime, buone. Approvate. Per me, oh, oddio, no, aspetta, questo boccone non sapeva di peperone. Forse proprio dove c'è il pezzetto di peperone, effettivamente, sa di peperone, giustamente, però non essendo a crema il peperone, ma sminuzzato, diciamo, se non prendi proprio il pezzo direttamente, effettivamente non si sente. Ok, basta. Buone, veramente buone. Amici, ho sciolto le treccine e ho cucinato un ottimo sugo con il tonno. Io faccio una pasta di tonno eccezionale, il tonno in questo caso non è in scatola ma è fresco, quindi avevo una bistecca di tonno, l'ho tagliata a tocchetti, gli ho messo, gli ho fatto prima un soffrittino con aglio e cipolla, ovviamente, cosa classica. Scusatemi i capelli, devo sistemarli ancora. Eccoci qua, questo è il risultato. Ho fatto un soffrittino di aglio e cipolla, un po' di pepe, un po' di, vabbè, olio ovviamente, vino bianco, pomodorini, io ho buttato il tonno a tocchetti e si sta cucinando, insomma. Adesso butto la pasta e poi finisco la cottura della pasta all'interno del tonno e voilà! Amici, sono ufficialmente cotta, cotta, proprio cotta. Ho mangiato e parlo piano perché mio padre sta riposando. Detto ciò, pomeriggio esco con Romolo, faremo merenda al Mac. So che non dovrei perché stasera mangerò a casa sua e gli hamburger fatti in casa, tutto fatto in casa, anche il panino, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. Niente, porteremo un pochino a terra al parco dei cani, così si diverte un pochino e si sta riprendendo piano piano, ovviamente. E fra le altre cose non vedo l'ora che sia domani, perché andiamo in barca tutto il giorno e farò un video, ovviamente. Quindi niente, ci vediamo a merenda. Anche no.